Ciao amiche e amici, benvenuti, sono Virginia, siamo qui con lo speciale Natale di Jupla Craft e con me farete o faremo insieme un layout natalizio. Useremo varie decorazioni di Jupla, principalmente legnetti, ora vi spiegherò e faremo praticamente una versione natalizia. Di questo layout che ho fatto poco tempo fa, che è fra l'autunno e il Natale, mentre prendiamo ispirazione da questo, quindi dal cerchio, dalle due foto così, e ne facciamo una versione natalizia. Allora, iniziamo con un foglio bianco, in realtà questo ha un poco di trama. Però voglio creare un po' una base. Vedete che qui questo era un foglio, una carta pattern, aveva una specie di stellino. Quindi ricreeremo qualcosa del genere usando questo stencil di Jupla Craft che si chiama appunto Sparkly. E per farlo userò una pasta, una modeling paste bianca e ci aggiungo un poco di questo spray nuovo, uno sparkle spray che è dorato, però in realtà è misto dorato argentato, quindi fa un effetto luccicante molto bello, molto festoso. Quindi prendiamo, oddio, ho dimenticato di preparare la palette, datemi un minuto, almeno un secondo. Prendiamo una palette. Inoltre, quando lavoro con i Mixed Media, preferisco mettere qualcosa sotto per non sporcare, che riciclo ovviamente, per non sporcare troppo la mia base, che già non è particolarmente pulita. Come vedete, già è stato abbastanza usato questo, ma continuiamo a usarlo. Allora, quindi sulla mia palette qui vado a mettere un poco di modeling paste bianca. Speriamo che non sia troppo secca. No, buona. Quindi cerchiamo di non esagerare. Io tendo a esagerare, però meglio più che meno, però insomma. E qui agitiamo e vedete che è molto variegato, sembra dorato, però ci sono tutta una serie di particelle più argentate. Lo mescolo. Ok. Ora, non farò tutto il fondo intero, però mi concentrerò nella zona dove metterò le due foto, quindi ai due lati, perché essendo piccolo, se avessi uno stencil grande quanto tutto il foglio sarebbe facile. Siccome è uno stencil piccolo, non posso farlo, diciamo, in maniera veramente uniforme, quindi meglio non provarci nemmeno e farlo un poco concentrato ai due estremi, diciamo, lungo la diagonale dove andranno le foto, così da creare una specie di base per le foto. Possiamo mettere, di fatto lo posso mettere un po' così e andiamo con la pasta cercando di mantenere lo stencil più piatto possibile, perché quando aggiungiamo uno spray alla pasta, la pasta diventa più liquida e quindi è più possibile che passi sotto si infiltri sotto allo stencil e crei quindi quell'effetto non definito, che vabbè, se succede non fa niente, appunto perché non stiamo cercando di fare qualcosa perfetta. Vedete questo a cui mi riferisco? Non so se si vede, vabbè, poi ve lo mostro da vicino. Quello è l'effetto, non è niente di terribile, però insomma, cerchiamo di evitarlo, cerchiamo di fare in modo che non accada con tutte le nostre stencil
stelline o esplosioni. Così. Ora dovremmo cercare di metterne un poco nel mezzo, però ovviamente nel momento in cui lo metto vado, rischio di rovinare quello che c'è sotto, quindi cercherò di non premere troppo e fare solo un poco, così, giusto per come ho detto, senza assolutamente cercare di essere precisi, perché preciso non va a uscire effettivamente. E quindi questo poi, quando andrà la foto qui, si vedrà un poco queste stelline brillanti che vengono fuori. Ora, come al solito, ho preparato troppa pasta, però magari cercherò, vediamo se la quindi vado un momento a mettere questo nell'acqua prima che mi si indurisca tutto, e torno e proseguiamo. Ovviamente questo deve essere messo da parte per asciugare, e quindi andiamo avanti con il resto del layout e poi ritorneremo qui. Eccoci qua. Allora, questo, come dicevo, lo mettiamo da parte ad asciugare. Vedete, se lo muovo si vede un bianco un poco luccicante. Adesso procediamo quindi a preparare il nostro cerchio, la nostra cornice. Allora, per questo progetto voglio usare quest'altra cornice, che ha sempre un poco il tema natalizio, però c'è anche il tema, diciamo, autunnale, un poco per le foglie, un poco per via della volpe. Nessuno soffra, però questa la sacrificheremo, quindi la taglieremo. Nessun animale è stato ha sofferto maltrattamenti durante la realizzazione di questo progetto, però insomma lo taglieremo, tanto poi lo copriremo con i nostri legnetti. Quindi, prima di tutto, io taglio grosso modo un cerchio per togliere la parte centrale e poi lo ritaglio con più precisamente con le forbici. Ora, ovviamente non uscirà un cerchio proprio perfetto, precisissimo, però in realtà non ci importa, a parte perché è qualcosa di fatto a mano, quindi questo non ci deve importare, ma anche perché comunque poi vedrete che metteremo delle decorazioni lungo il bordo, e quindi non si noterà particolarmente eventuali errori, diciamo, irregolarità nel taglio. Comunque cerco di fare il meglio possibile per seguire la linea bianca. Via, ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi come vedete non è regolarissimo, però ci va bene. E questo ora dovrà essere, no, ovviamente montato qui, però io voglio uno spessore, cioè voglio che sia una cornice e che sia sopraelevato, e tra l'altro mi piace molto l'effetto dell'ombra. E poi mi piace sempre creare dimensioni nei miei layout. Ora, ovviamente, quando si tratta di creare dimensioni e spessori, è molto comodo usare, per esempio, la spugna adesiva, perché costa poco e ne possiamo usare in grandi quantità. In questo caso, ovviamente, potremmo fare tutto il bordo in spugna adesiva. Però, visto che si tratta proprio di una cornice, io preferisco utilizzare il cartoncino, praticamente chipboard, e sarà spesso è quasi 2 mm, 1,5 mm più o meno,
E tra l'altro, siccome è più rigido, mi fa veramente da cornice, mi mantiene meglio la struttura del foglio ed è anche, beh, sarà anche uniforme. Poi, tra l'altro, anche il bordo si vedrà bene perché sarà guardandolo di lato, voglio dire, eventualmente, perché sono tutti uguali. Allora, per velocizzare, ho già tagliato delle strisce di cardboard, appunto, scusate, torno a questo, di cartoncino. E più o meno sono 2,5 cm, e ne ho tagliate due che sono a tutta lunghezza, e forse cedono addirittura perché mi sa che questo cardstock, o questo pattern paper, è leggermente più piccolo. E poi due invece dove ho eliminato quei 5 centimetri in modo che possa andare nel mezzo. Siccome vedo appunto che c'è un leggero eccesso lateralmente, lo ridico un poco cercando comunque di mantenerlo dritto perché mi interessa che il bordo si veda bene. Vediamo se questo è sufficiente. Uno, due. Allora, ora lo appunto incolliamo sul retro della nostra cornice, della nostra pattern paper, e lo possiamo fare con colla liquida, ovviamente, o con nastro adesivo a doppia faccia. E io ora per comodità lo farò con nastro adesivo a doppia faccia, anche perché la colla liquida ha il vantaggio che ti dà un po' di tempo, nel senso per eventualmente muovere, allineare bene. Dall'altro lato però quello che fa è che tende a tirare un poco la carta, quindi a creare un poco quella ondulazione che si può avere quando appunto si bagna la carta. Pertanto, quello che faremo è che da questo lato userò il nastro adesivo a doppia faccia e probabilmente dall'altro lato sarà più comodo mettere la colla liquida perché dovrò collocarlo sull'altro foglio. E tra l'altro, in questo caso abbiamo messo la pasta modellante in una zona abbastanza centrale, quindi non dovrebbe toccare la cornice, però diversamente, se andasse incollato sopra al mixed media, diciamo al gesso, alla pasta modellante, eccetera, ci vuole la colla liquida perché la colla, cioè voglio dire, il nastro adesivo a doppia faccia tende a non essere abbastanza forte. Ora vediamo se riesco ad aprirlo. Ok. Ora è importante allinearlo molto bene. Ok, andiamo con l'altro. Se volete essere più sicuri, potete togliere solo un pezzo di nastro adesivo a doppia faccia, poi collocate nella posizione corretta, bloccate quella parte che ha il nastro adesivo e tirate il resto. Ora vediamo se queste devono essere accorciate un poco. No, mi sembra che entri bene senza problemi.
Ed eccoci qua, anche qui, questo è pronto. Andiamo via questi strumenti pericolosi. Ok, quindi ora questa, la nostra cornice, è pronta per essere incollata. La colla liquida. Qui faremo la colla liquida per avere un poco più di libertà di movimento qualora non allineassimo subito perfettamente il foglio. Allora, queste sono le foto che voglio usare. Questa l'ho già preparata, come vedete l'ho incorniciato, ho aggiunto anche delle decorazioni, però faremo insieme quest'altra, per la quale per ora ho messo solo una cornice bianca. E vorrei utilizzare come ulteriore base di cornici queste due carte, che ovviamente come vedete vanno benissimo, sono tutte della stessa collezione. Quindi voglio fare una cornice intera con questa e poi una cornice parziale, cioè solo come se fosse un'ombra laterale, con quest'altra. Quindi vado direttamente a incollarla con il nastro adesivo a doppia faccia. Lo taglio, poi con la mia fantastica taglierina Tonic lo rendo dritto più o meno. Faccio gli angoli stondati. Normalmente non faccio gli angoli stondati, li lascio dritti. Questa volta mi è venuto di far così, non so perché, vabbè, per cambiare un po'. C'era un tempo in cui, tipo 10 anni fa credo, in cui si usavano molto gli angoli stondati e poi si smise di farli. Poi, come dicevo, voglio creare un altro strato con questa, tipo così, quindi lo vado a incollare direttamente in questo modo. Tanto ora lo tagliamo a forma con la ghigliottina e cerchiamo di renderlo tutto possibile. Vediamo. Tagliato un po' troppo, anche praticamente non si vede, quindi lo rifacciamo. Allora faccio l'angolino anche qui. Oh, ora sì. Ok. Quindi questo lo mettiamo via e adesso possiamo iniziare a vedere come dovrebbe venire. Quindi l'idea è che metto questo qui e questo qui in basso. Allora io qui ho già
fatto tutta la sopalcatura, cioè ho messo tutti gli spessori in modo che fosse spessorato qui con un'altezza di spugna e qui con due per ovviamente compensare questa parte che è più bassa. E quindi dobbiamo fare lo stesso qui. E quindi prima di tutto metto un pezzettone, però io in realtà non metto mai il pezzo di spugna intero, lo taglio sempre a strisce perché in questo modo si crea meno tensione, se no tende a crearsi tensione e si inarca un po' con la fotografia o quello che state incollando. Invece così lo trovo più comodo. Ora io sto creando questa base. Anche se poi in realtà andremo a inserire qualcosa sotto, quindi vedremo se poi dopo dovrò togliere un poco di questa spugna, però in principio dovrebbe essere così. Allora, prima di decidere eventualmente che altre decorazioni mettiamo intorno alla fotografia, introduciamo la parte fondamentale a questo punto, che sono i legnetti di Yupla. Ora, quindi useremo queste che sono le bacche natalizie, i fiori festosi e i rametti delle feste. Inoltre, per il titolo useremo una di queste frasi, che sono le frasi It's Christmas Time. Allora, per avanzare il lavoro, ho colorato, no, queste brillano molto, però ho colorato già alcune dei legnetti che useremo, anzi molti dei legnetti che useremo, perché altrimenti ci vuole un po' di tempo e poi è abbastanza ripetitivo. Quindi vi mostro, ce n'ho vari già colorati, poi andare questi tre li ho lasciati non colorati e li faremo insieme. Quindi la mia idea è di creare una cornice tutto, cioè, intorno, o meglio seguire il cerchio della cornice e creare un bordo con queste decorazioni. Che sono appunto, questi sono i rametti, la più grande delle bacche, vedete, queste le bacche natalizie vengono in varie opzioni, diciamo. Allora, abbiamo quelle che sono semplicemente il bordo, ora non ne ho nessuna qui, ops. Però insomma, diciamo, come questa stella, la stessa cosa accade per le stelle, solo il bordo. Poi ci sono quelle che hanno le bacche piene e le foglie solo bucate, solo il bordo, e quelle che hanno tutta la base piena. E l'idea è che si possono mettere uno sopra l'altro, addirittura se ne possono mettere tre livelli, cioè la base completa, le bacche e l'altra ancora. Io preferisco un poco separarle per averne più a disposizione, però un paio le useremo con due livelli. Appunto, questa vedete, l'ho già colorata, sono due livelli, la parte di sotto tutta piena e quella di sopra tutta aperta. E lo stesso per quest'altra. E questa, che è la più grande, la collocheremo qui per coprire i piedi della nostra volpe che abbiamo tagliato. Poverina. Allora, poi appunto ho questi altri rametti. Però in realtà no, uno di questi lo mettiamo qui su. E questo vorrei metterlo probabilmente qui. Più o meno questa è l'idea. Poi man mano che lo incolliamo, vediamo come collocarlo esattamente.
Ora però, prima di tutto, coloriamo i legnetti che ci sono rimasti. Questo è l'Omani già troppo si sta. Io poi ho dato anche il titolo, che è questo Happy Holidays. Quindi vediamo come andiamo a colorare, o come io ho colorato questi legnetti. Allora, prendo un foglio bianco come base su cui lavorare. E allora, cosa ho usato? Io ho usato, o uso, mi piace usare molto per i legnetti, Distress Oxide e Chalk Ink, però ovviamente si possono usare acquarelli, paste di vario tipo e pitture di vario tipo, e quindi pennarelli ad alcol, quindi non solo prodotti acqua, ma anche prodotti a base di alcol. Quindi, allora, come procedo? Facciamo prima le stelle, che sono più facili perché sono monocolore. Quindi io ho usato principalmente questi due colori della Versamark e anche un po' questo, il Candied Apple della Distress Oxide. Questo è come un rosa rossastro e questo è un rosso. E questo può servire per fare un po' di variazioni. Quando il pad è così piccolo come in questo caso, si può addirittura applicare l'inchiostro direttamente con il pad, così vedete? Di fatto con la punta posso quasi un poco decidere dove collocarlo. E quindi possiamo fare, per esempio, la base tutta con questo rosa, rosa rossastro. Ok? Poi possiamo scurire le punte dei petali. Ok? E a questo punto, in realtà lo posso anche lasciare così, voglio dire abbastanza sfumato. Se voglio sfumarlo ulteriormente, posso andare ovviamente con il blender o anche con un pennello. E rendiamo ancora più scure le punte per creare ancora più differenza. A proposito, una caratteristica degli inchiostri a pad sui legnetti, perlomeno sul cartolegno, è che l'inchiostro viene assorbito dal cartolegno in un certo tempo. Quindi a volte quello che capita è che lo vedete così ed è un colore abbastanza forte, magari brillante, e poi dopo un poco di ore lo vedete più chiaro, un po' più spento, e quello è normale, appunto, perché si sta assorbendo, probabilmente c'è anche un'ossidazione. Per quello io consiglio o tendo a metterne sempre un po' di più, magari eccedere, farlo un pochino più scuro, perché tanto poi naturalmente si schiarirà. Ok? Addirittura ho fatto un poco di prove, sono anche in alcuni casi tornata il giorno dopo, quando già si è servito, a fare un altro passaggio, per ridargli un poco quella brillantezza. Quindi questo appunto l'ho fatto un poco variegato con il rosa. Questo è piccolo, quindi non c'è molto spazio da variegare, però possiamo usare questo, che è il Candied Apple, è un rosso leggermente arancione. Quindi questa volta possiamo fare questo tipo di variazione. E in questo caso, visto che il pad è molto più grande, allora uso il blender. È più facile. Ovviamente se usate il blender sui legnetti, in particolare i legnetti un poco intricati, non tanto quelli piani tipo questi, tende a grattare un poco la spugna e quindi un poco diciamo, a rovinarla, a renderla irregolare. Quindi vi consiglio, se poi usate i blender per fare effettivamente un degradato su carta, un blending reale, per esempio per la base di una carta o qualcosa del genere, usate una spugnetta nuova, perché questa probabilmente già
cioè non vi va, avrà delle irregolarità che vi lascerà dei punti e renderà molto più difficile il blending dei colori. Quindi ho messo questa base un po' più arancione, adesso procediamo con il rosso questo. Ci vado sopra e già si vede che appunto l'effetto è diverso rispetto a quell'altro, che era un rosa rossato, questo. Ora veniamo al rametto. Allora, il rametto è più complicato da colorare con i pad e con i blender perché ovviamente ha delle zone più piccole che quindi tendono a macchiarsi, cioè tendono a mischiarsi i colori. In realtà vedremo che non è un problema perché c'è un trucco. C'è un trucco che significa mischiare, non usare solo i pad, ma anche appunto poi un colore, un pennarello opaco. Allora, prima di tutto, che faccio io? Le bacche devono essere rosse. Allora, con un acquarello, questi sono appunto sono acquarelli già preparati. E invece di dover mettere, no, l'acqua e sciogliere il colore, è già pronto. Con questo coloro le bacche, ma in realtà fondamentalmente quello che sto facendo è fare con una base, definire la parte che voglio rossa. Ok? Quindi decido che le mie bacche saranno più o meno così. Ok. Poi vado con il verde. Questo verde, per cui ottenere questo verde che è un verde bluastro, ho mischiato Lucky Clover con o questo Aegean Blue di Verso Magico, anche con lo Stormy Sky, più o meno l'effetto è lo stesso. Quindi facciamo prima di tutto una passata con il verde. E quando mi avvicino alla bacca non ci vado proprio sopra, però inevitabilmente il bordo, si sta spezzando, si è spezzata, vabbè, la incolleremo, il bordo del blender o della spugna lo tocca, quindi inevitabilmente si scurisce e diventerà quindi bluastro anche la bacca, però come detto poi dopo ci ritorneremo sopra. Ora appunto voglio dargli questo punto di blu, quindi vado con questo direttamente sopra. Ho tirato fuori questo che è il blender del blu. Posso anche poi passarci di nuovo con il blender del verde per integrare i colori. Ed eventualmente questo lo posso fare in più passaggi. E come potete vedere, appunto, le bacche che avevamo definito in realtà sono diventate quasi nere. Allora, come facciamo? Ovviamente si può andare sopra con questo, però non è abbastanza opaco. Vedete, resta comunque molto scuro. Quindi possiamo usare un Uniposca in rosso. E l'Uniposca saprete che sicuramente lo conoscete, è abbastanza spessa come tinta, è appunto proprio tinta ed è opaco. Quindi facciamo uscire. E andiamo a colorare le bacche. Allora,
lo avvicino ora alla camera per farvelo vedere. Eccoci qui. Procediamo a incollare i nostri legnetti sulla cornice. Allora, vediamo. E poi dopo incolleremo le fotografie. Allora, io comincerei da questo. Questa è incollata e procediamo con le altre. Ora mi piacerebbe un poco giocare con le forme, ecco, per esempio creare una cosa tipo così. La metto in vari punti perché non so poi esattamente quale parte toccherà e quale starà sospesa. Lo vedo mentre la incollo praticamente, quindi facciamo tipo così. Magari un po' così, in modo che questa possa andare in questo modo. Vedete, così copriamo anche buona parte del bordo, quello che dicevo prima, che se ci sono irregolarità, se non è perfettamente rotondo, non è tagliato bene, non ce ne accorgiamo. Ok, quindi abbiamo finito il bordo. Ora andiamo avanti con incollare questi altri pezzi. E questo andrebbe qui, Happy Holidays. Questo rianderebbe qui sotto in qualche modo, eccoci. Qui volevo aggiungere anche qui intorno qualcos'altro, prima di incollare, vediamo un poco, qualche altro elemento della collezione. Cioè, come vedete, il grosso del layout è fatto, però ora possiamo riempire un poco di più gli spazi, quindi per esempio qui potrei aggiungere un'altra tag. Queste sono abbastanza semplici, però magari una cosa così. Questa potrebbe uscire qui. Non c'è molto contrasto in realtà. Questa bianca potrebbe venire giù così. Poi togliamo un momento i legnetti, lasciamo qui su. Poi possiamo usare alcuni elementi diversi, anche incluso, cioè, nel mezzo nella nostra corona, tipo per aggiungere un po' di elementi natalizi, di decorazioni, magari qualcosa così, qualcosa qui sotto. Che abbiamo un altro pacchettino qui, per esempio. Un alberello, per esempio. Non si vede che è un albero, però se lo metto qui magari. E poi la stella, e mi va bene che sia storto, problema. Tutti gli altri, tra l'altro, tutti gli alberi di Natale si rispettano, sono storti, vero?
Questo anche si potrebbe mettere la calza, la calza. La calza la potrei mettere qua su. Allora, vabbè, magari ora iniziamo a incollare questi elementi. Qui ci posso aggiungere persino qualcos'altro in più. Poi, a parte questi, ho anche puffy stickers, un po' piccoli, però. Poi ci sono questi, che hanno tra l'altro una finitura diversa, più brillante. Vediamo, procediamo con incollare le tag. Questa ovviamente la taglio perché è inutile che stia, che incollare tutto questo pezzo visto che poi non si vede. E facciamo mettiamoli il cordoncino. Ora procedo a incollare un altro po' di queste decorazioni e poi torno per aggiungere gli ultimi dettagli. Eccomi, mi ci è voluto un po' per attaccare tutti gli elementi. Come potete vedere, ho fatto diversi strati. Adoro tutti avere tanti dettagli. Vedete il mio gingerbread man 1, 2 e 3, pacchetti, alberelli, quindi ho riempito, no? Un poco per non lasciare tutto questo spazio bianco. Adesso quello che vorrei aggiungere sono tre bottoni di questa serie di Natale, sempre di Yupla Craft, e pensavo di metterne uno qui sopra la pensetta. Uno vicino lo metterei vicino alla foto, a questa foto magari, no, meglio qui in mezzo, e una vicino a quest'altra, potrebbe andare qui, o magari qui con gli altri alberi. Oh, 1, 2, 3, perfetto. Poi vorrei aggiungere anche qualcuna di queste perline, tipo come ho fatto nel centro di questa, e sicuramente un posto dove voglio mettere il centro di questa e di quest'altra ponsettia. Allora, l'ultima cosa da fare, un poco di schizzetti. Copriamo le foto per non fare un disastro. Questa un po' piccina, vediamo se è un pezzo più grande. Eccoci. Vabbè, niente, lasciamo così.
pochino anche qui. Ok, questo è il mio layout concluso. Spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertite e divertiti, e soprattutto che proviate a fare qualcosa del genere. Grazie mille per essere stati con me, e ci vediamo alla prossima. Buon Natale!